benvenuti ad un nuovo appuntamento con La Voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale a cura della redazione di RTV 38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. In primo piano quest'oggi ancora una volta l'alluvione che ha colpito la nostra regione ad inizio novembre con numerosi danni e purtroppo anche vittime. In aula ha risposto ad un'interrogazione l'assessora all'ambiente e alla protezione civile della Toscana, Monia Monni, che ha fatto il punto anche sui lavori di messa in sicurezza. Nel mirino però ci sono anche le mareggiate che hanno colpito e continuano a colpire la costa, in particolare la Versilia e Marina di Pisa. 12 milioni di euro di interventi per la sicurezza del torrente Marina, affluente del fiume Bisenzio, che lo scorso 2 novembre sfondò un muro di argine nell'abitato e provocò gran parte dell'alluvione nel sobborgo di Firenze. È quanto sottolineato dall'assessora regionale alla protezione civile Monia Monni, che nell'aula di Palazzo del Pegaso ha risposto a un'interrogazione del consigliere di Italia Viva Maurizio Sguanci sulle responsabilità dei danni provocati dagli eventi meteorologici a Campi Bisenzio. Il torrente Marina, ha affermato Monni, è oggetto di attività attenta di monitoraggio e di interventi a partire dagli anni 90, che si sono concretizzati in 3 protocolli di intesa. Dal 2014 al 2023 il consorzio di bonifica ha eseguito o ha in corso lavori di manutenzione straordinaria e di nuove opere per 14 milioni e sono già stati finanziati 7 milioni e mezzo per attività di manutenzione e nuovi interventi da parte dei soggetti competenti. Riguardo ai drammatici eventi alluvionali di inizio novembre, Fratelli d'Italia sta valutando la richiesta di istituire una commissione d'indagine per fare chiarezza sulla gestione dell'emergenza, gli interventi predisposti e la quantificazione dei danni. Da parte di Fratelli d'Italia non c'è stata una parola fuori luogo nei giorni dell'alluvione. Noi eravamo accanto a Eugenio Giani, a Monia Monni, agli alluvionati toscani, senza fare una riga di polemica. Oggi si porta in aula una mozione. Ci viene detto, ma noi non abbiamo chiesto dei soldi al governo, anche se poi negli interventi hanno parlato di 500 milioni, noi non abbiamo chiesto dei soldi al governo, ma il titolo della mozione è per superare l'inadeguatezza delle risorse stanziate dal governo, cioè non sanno ancora quanti soldi metterà il governo, perché non hanno fatto la relazione, ma sanno che i soldi che metterà il governo saranno inadeguati. Questo significa strumentalizzare, fare politica sulla pelle degli alluvionati. E allora fine. Finisce il buon senso, finisce la disponibilità, finisce la capacità e la volontà di lavorare tutti insieme in un'unica direzione. Le opposizioni presentano la richiesta di commissione d'inchiesta, la faremo senza la maggioranza, evidentemente non ci stanno a questa collaborazione, preferiscono fare politica, va benissimo. Noi non fuggiremo dalla commissione d'inchiesta che se fatta farà sicuramente emergere quello che è stato il grande impegno del Presidente, dell'Assessore, della Giunta, della Protezione Civile, dei volontari, dei tanti giovani che hanno partecipato dopo l'alluvione per cercare di soccorrere i territori, le famiglie, le imprese che sono state colpite appunto da questa emergenza. Non faremo come ha fatto questa sera il centrodestra di fronte ad una nostra mozione che chiedeva e chiede un forte impegno al Presidente della Giunta nei confronti del Governo affinché dopo tutti gli interventi, le visite che sono state fatte e un po' di passerelle si dia effettivamente seguito a stanziare le risorse che sono necessarie per soccorrere le popolazioni e soprattutto per far ripartire le imprese, perché stiamo parlando di quello che è il polo produttivo più importante della Toscana. Dopo i primi 5 milioni stanziati dal governo non è seguito ancora nessun intervento. È importante che a questo punto anche il Presidente Giani faccia la sua parte fino in fondo. Perché? Perché il Presidente Giani in data 2 novembre pronunciò un decreto sulla base di una legge regionale, la 45/2020, che prevede lo stato di emergenza regionale e prevede al suo articolo 24, l'abbiamo ormai detto non so quante volte, la possibilità di attingere risorse dal bilancio regionale
e naturalmente la necessità che si dia luogo a una rendicontazione dei danni a prescindere da quello che succede a livello nazionale. Quindi è importante che anche il Presidente Gianni faccia la sua parte fino in fondo, perché le risorse ovviamente non sono mai sufficienti, sappiamo bene quanti danni hanno patito famiglie ed imprese in realtà su tanti territori comunali significativi, peraltro il decreto del Presidente Gianni aveva immediatamente valenza regionale, quindi noi approfittiamo di questa ottima notizia che viene dal Governo, particolarmente sollecitata dalla Lega, e torniamo a sollecitare il Presidente Gianni perché faccia la sua parte. Parliamo anche di aziende e innovazione con la missione del Consiglio regionale e della Regione Toscana in America, proprio all'insegna delle start-up più innovative del nostro territorio, ma anche di quelle statunitensi che cercano casa nella nostra regione. Siena sarà la base italiana per lo studio dei processi contro l'invecchiamento. La startup americana Dorian Therapeutics, impegnata nello studio di terapie per il ringiovanimento dei tessuti e il ripristino della funzionalità degli organi, ha deciso di aprire una succursale in Toscana. Una decisione dettata non solo dal desiderio di riportare l'innovazione di due ricercatrici italiane a casa, ma anche e soprattutto dalla visione strategica di utilizzare le eccellenze del settore presenti nel territorio. L'idea di aprire in Toscana è partita con l'apertura della Casa Toscana in Silicon Valley alcuni mesi fa. Avevamo già un desiderio di aprire in Italia, ma l'apertura della Casa Toscana ha accelerato il processo, ci ha fatto capire che appunto Siena, in particolare Toscana Life Science, potesse essere il posto ideale per noi per sviluppare una sinergia da un punto di vista preclinico, di ricerca, sviluppo e di studi clinici in collaborazione col Policlinico di Siena. L'annuncio è arrivato durante la missione di Giunta e Consiglio regionale a San Francisco, dove l'azienda è nata nel 2018, che ha visto come protagoniste 18 start-up e piccole e medie imprese del territorio. L'abbiamo voluto con forza, sapere che tante piccole imprese del nostro territorio con idee innovative hanno la possibilità di aprirsi nuove opportunità nel territorio della California. Imprese che possono conoscere investitori, far conoscere i loro prodotti e dimostrare anche qui che la Toscana non è solo terra di arte, di cultura, di bellezza, ma anche terra di ingegno e di grande innovazione. Siamo davvero soddisfatti di cosa c'è stato in questi giorni, del grande volume di attività che questo centro sta sviluppando a favore delle imprese innovative italiane, e più che un ponte direi una porta nel presente, nelle tendenze tecnologiche che serve anche a noi per capire dove andiamo, togliere la nebbia, il buio davanti a noi per guardare davvero in avanti ed essere efficaci rispetto al percorso necessario dell'innovazione tecnologica per introdurlo anche nelle produzioni di maggiore tradizione che caratterizzano i prodotti toscani. Quindi un momento davvero importante e direi anche un punto di partenza di una programmazione che non può limitarsi ad una visita, ma che ha bisogno invece di sviluppare nei prossimi anni ancora nuove presenze, visite, ma anche consolidamento di questi rapporti. È un momento fantastico per noi, posso dire come Console Generale d'Italia a San Francisco che il Ministero degli Esteri ha lanciato questo progetto, ha investito nel progetto di Innovit come nuova casa italiana dell'innovazione, della tecnologia tra la Silicon Valley e l'Italia, proprio per mettere a disposizione questa bellissima struttura di imprese, start-up innovative, anche grandi corporate italiane, centri di ricerca, università, ma anche regioni ed enti locali, proprio per creare delle connessioni tra Silicon Valley, un ambiente unico a livello internazionale per la crescita dell'innovazione, del progresso, delle nuove tecnologie. Ultimamente possiamo parlare dell'intelligenza artificiale generativa e l'Italia, i nostri sistemi innovativi. La regione Toscana è stata la prima regione ad approfittare di questa opportunità. Siamo molto lieti come Consolato Generale di poter accogliere la regione e le sue imprese, e oggi, questa settimana, anzi questi imprenditori stanno approfittando delle connessioni, del grande network che abbiamo creato in tutti questi mesi con mentor e esperti della Silicon Valley per far crescere il loro potenziale,
crescere come imprese e crescere come ecosistema dell'innovazione in Italia, in questo caso in Toscana. Quindi è un grande momento di gioia. Un altro tema molto importante al giorno d'oggi è quello del web. In questo senso il Corecom ha promosso un nuovo incontro per fare il punto della situazione sul patentino digitale e sui rischi dei social e di internet per i giovanissimi. Vediamo. Hanno iniziato a utilizzare internet intorno agli 8 anni e in prima media oltre l'80% ha uno smartphone personale, mentre il 40% possiede un tablet. È la fotografia ricavata da un campione di oltre 500 studenti toscani di prima media, emersa nel corso del Patentino Day, giornata di approfondimento e riflessione sull'uso consapevole dei social e del web, realizzato dal Corecom in collaborazione con la Regione, l'Istituto degli Innocenti, la Polizia Postale e l'Ufficio Scolastico della Toscana. Nell'anno scolastico 2022-2023, nell'ambito del patentino digitale, sono stati realizzati 24 percorsi che hanno coinvolto 6 scuole della Toscana e 571 studenti. In questo anno sono stati attivati altri 25 percorsi che vedono la partecipazione di 8 scuole e circa 500 studenti. Il patentino digitale è uno dei progetti e delle attività più importanti che svolge il Corecom Toscana già da alcuni anni. E la Toscana è partita anche fra le prime regioni, se non la prima, in questa direzione. In questo senso ci sembrava utile creare questa giornata, che vogliamo riprodurre annualmente, di restituzione di quelle che sono le attività e i risultati, e anche per capire come migliorare questo progetto. Un progetto che è rivolto ai ragazzi delle prime medie della Toscana e fondamentalmente coinvolge potenzialmente 30.000 studenti in tutta la Toscana, per cui in questo senso noi vogliamo dare, attraverso delle persone esperte e formate in collaborazione con l'Istituto degli Innocenti, quel bagaglio di competenze digitali che consente di stare in rete, di stare nei social, giocando fino in fondo un ruolo da protagonisti, ma anche evitando i tanti rischi e tante preoccupazioni che spesso le famiglie e gli insegnanti hanno. Penso a tutto il tema del cyberbullismo, ma non solo, per cui c'è questo elemento di dare piena cittadinanza digitale, rendere i ragazzi fin dalle medie protagonisti attivi, responsabili e consapevoli in un mondo sempre più pervaso da questo elemento. I rischi sono molteplici, vanno dal cyberbullismo a tutti i reati nella sfera sessuale, quindi adescamento, pedopornografia, revenge porn. Quindi questo progetto è di fondamentale importanza, perché l'attività di prevenzione della Polizia Postale è un punto fondamentale della nostra mission, e soprattutto in quest'epoca, dopo post-Covid, in cui c'è stata un'escalation dei reati, non solo a danno dei minori, ma anche commessi dai minori stessi, perché appunto l'utilizzo ormai quotidiano 24 ore su 24 di questi strumenti è ovviamente abbassato l'attenzione dei ragazzi sui rischi anche di commettere appunto reati. La scuola agisce in particolare in questo momento anche sulla formazione dei docenti, perché è ovvio che un uso consapevole passa attraverso la mediazione dei docenti, che portano agli studenti un uso che sia coerente con quelli che sono i fabbisogni. Però le implicazioni e i rischi che questo strumento poi ha lasciato nella disponibilità autonoma dei ragazzi può determinare, richiede da parte loro una conoscenza anche delle implicazioni normative e delle implicazioni di natura anche penale che un uso non adeguato può determinare. Ed è giusto che, come tutti gli strumenti di comunicazione, anche questo strumento di comunicazione sia monitorato e nello stesso tempo anche gestito in maniera adeguata. Questi dunque erano i principali argomenti trattati dall'Assemblea Toscana nel corso delle ultime sedute. L'appuntamento con la voce del Consiglio, come sempre, è per la prossima settimana su RTV 38. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Arrivederci.